si è conclusa ufficialmente con questo appuntamento del circuito Tazio Nuvolari, la 38esima edizione dei Trofei Moto Estate, che ha segnato moltissimi titoli, e quindi andiamo in ordine cronologico a ripercorrere, ripartendo da quello della Sport Bike, il cui campionato se l'è aggiudicato Roberto Jason Sacchi con il suo quarto posto in gara. Ci ha provato fino all'ultimo il rivale Fabio Starnone, che ha ingaggiato anche una bellissima bagarre con Mattia Sorrenti, quest'ultimo vincitore dell'ultimo appuntamento della Sport Bike qui al circuito Tazio Nuvolari, a completare il podio la wild card su Yamaha Federico Iacoi, e come dicevamo prima Roberto Jason Sacchi si è portato a casa il titolo della Sport Bike. Abbiamo visto invece nella classe 300 una lotta clamorosa, non per la prima posizione però, perché Stefano Sale è partito e se n'è andato subito via, come faceva Jorge Lorenzo ai tempi quando ne aveva più di tutti, ma la vera bagarre clamorosa è stata in scena per la seconda posizione fra Andrea Sorrenti, Iotti, Dotti, Colombo e Mattia Virone. A spuntarla, guadagnandosi la seconda posizione, è stato proprio Andrea Sorrenti, seguito dal campione di questa categoria della 300, Mattia Virone, che con il suo terzo posto si è aggiudicato il titolo. La Race Attack 600 invece, che come già sappiamo ha decretato il suo vincitore del titolo lo scorso weekend a Varano, però ha incontrato una bellissima lotta per la seconda posizione del campionato. Gara 1 se la porta a casa De Padova, mentre invece anche in gara 2, sempre protagonista, però viene sopravanzato dalla wildcard Roberto Carinelli su Yamaha. A quindi a portarsi a casa la seconda posizione in campionato è comunque Matteo Osler, mantenendo la salda anche arrivando qui a Cervesina, dopo che comunque già Varano era in seconda posizione nel campionato. Viene seguito, riesce a precedere comunque Carpina e Benedetti, che chiudono il campionato a 164 punti pari, dato che comunque Benedetti su Yamaha gara 2 ha chiuso con 1-0. Peccato. Il titolo della Race Attack 1000 si è deciso in gara 2 ed entrambe le manche se le portate a casa Matteo Gallane con una grandissima prova di forza. Il vincitore del titolo della Race Attack 1000 invece è proprio Matteo Cristini, che riesce a completare il suo obiettivo stagionale, mentre invece in seconda posizione troviamo Gabriele Proietti, che finendo davanti in entrambe le gare a Diego Vitellaro riesce a mettersi in seconda posizione. E proprio Vitellaro, un peccato, perché in gara 2 è rimasto fermo in partenza, come gli era già capitato un'altra volta questa stagione a Cremone, quindi dall'ultima posizione ha dovuto rimontare come un leone mostrando i denti, rimontando fino alla quarta posizione. Purtroppo, come dicevamo prima, Proietti gli soffia la seconda posizione in campionato e quindi chiude terzo in top 3. La 600 Open ha corso con il National Trophy 600 questo weekend, come abbiamo anticipato anche nel recap di ieri, e il titolo di questa categoria se l'è portata a casa Simone Campanini su Yamaha, regolando i rivali Sansavini, Cavallara e Strumendo. È un peccato per Sansavini, che purtroppo in gara si è esteso dicendo addio alle possibilità del titolo. Rider ok comunque. E Alessandro Costantino invece, il campione della classe 1000 Open, che quest'oggi ha corso con il National Trophy 1000. Peccato davvero per Paolo Cristini, che cadendo sul finale deve dire addio alle speranze del titolo. Ha lottato comunque fino alla fine cercando di battere il pilota Ducati, ne ha approfittato quindi Emanuele Lobartolo, che approfittando dell'errore di Cristini balza secondo in campionato, chiudendo alle spalle di Costantino quest'oggi. Prima di chiudere, quest'oggi abbiamo avuto anche l'opportunità di dare l'ultimo abbraccio a Luca Salvadori, dove è stato consegnato il premio della vittoria del campionato a papà Maurizio, insieme a lui la mamma, la fidanzata, amici, colleghi e tutti gli appassionati presenti al circuito. Vogliamo ricordare Luca come una persona dal cuore d'oro, disponibile, sorridente, sempre gentile e soprattutto veloce, che da lassù ci guarda sempre con il sorriso. È stata una stagione piena di emozioni, colpi di scena, che ci ha portato a vedere tutti, la maggior parte dei campionati decisi fino all'ultima gara, fino all'ultima curva. È stato un piacere anche per me cercare di raccontarvi le emozioni dei Trofei Moto Estate di questa stagione attraverso questo tipo di servizi, interviste e telecronache. Ricordatevi che comunque nelle prossime 2 settimane arriveranno in televisione le gare di quest'ultimo round di Cervesina e usciranno anche sul canale YouTube di SH Group, e quindi non ci resta che darci saluti qui da Nicola Sfontana. Per gli amici Bomber è tutto, e noi adesso attiviamo il countdown per la prossima stagione.